l'androcentrismo umano in anima i nostri corpi. L'uomo tende al mio, la propria anima prima di tutto. Per essere il centro dell'attenzione si venderebbe la bellezza ridicolizzata. Si nasce tutti grandi critici, facciamo tutti parte dell'intelligenza, tutti pronti a sfottere il prossimo. È una gara, una fottuta gara. In primo piano l'io, poi il proprio ed infine forse gli altri. Per smuovere la lacrima ci vuole poco, per smuovere il corpo io ci vuole un danno personale. All'occorrenza sono tutti grandi amici, come la chiesa, come i grandi nomi, come il vicino di casa, come il proprio cane. Ultimamente non reggo più niente, io che non sono neanche nato, io che non so fare a scrivere, io che non so parlare, io che rinnego la corruzione, io che devo imparare a stare al mondo. Sì, io sono molto stanco. Bisognerebbe prendere la vita come un gioco, come i cani, da cani! Si starebbe meglio senza pensieri. Certi invece sono già dei cani dalla nascita, animali schiavi o animali che schiavizzano se stessi o gli altri. Basterebbe poco all'uomo per rimanere fedele alle proprie morali, talmente poco che vengono dimenticate. Ideali venduti agli altri o addirittura buttati nel cesso. Siamo così bravi a cantare in TV, a fare gli investigatori da casa, a parlare di amore, a guardarci allo specchio come se nulla fosse, come se nulla fa pulire.